Per una partecipazione seria e rispettosa alla celebrazione eucaristica, nessuno al di fuori delle persone incaricate è autorizzato a scattare fotografie. Si ricorda inoltre di spegnere i telefoni cellulari. Celebriamo oggi la solennità dell'ascensione di Gesù al cielo. Alla festa della liturgia si aggiunge un ulteriore motivo di gioia
per la nostra Chiesa di Vittorio Veneto. In questa Eucaristia, infatti, il Vescovo Corrado ordinerà presbiteri Don Marco Gaiotti, originario della parrocchia di Castello Roganzuolo, e Don Gabriele Pancotto, originario della parrocchia di Farra di Soligo. Seguendo la tradizione testimoniata fin dall'epoca apostolica, con l'imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione, viene inserito nell'ordine sacro colui che il Signore chiama a servirlo nella sua Chiesa per l'annuncio del Vangelo e la santificazione dei fratelli mediante i sacramenti. Il ministero ordinato nella Chiesa è a servizio della crescita e dello sviluppo di tutte le vocazioni, anzitutto di quella fondamentale del battesimo, quindi delle vocazioni alla vita consacrata e alla vita coniugale, alla vita missionaria, ed è a servizio di tutti i carismi e ministeri istituiti e spontanei che nascono dal battesimo. La celebrazione che viviamo ci permette di rinnovare ancora una volta la nostra gratitudine e riconoscenza al Signore, che continua a benedire la sua Chiesa e a prendersi cura di essa. Disponiamo il nostro cuore nel raccoglimento per vivere in questa Eucaristia l'incontro con Dio Padre attraverso il suo Figlio Gesù in una rinnovata effusione dello Spirito Santo sull'intera Chiesa e su coloro che saranno ordinati presbiteri. Accogliamo ora il Vescovo con i suoi ministri nell'ingresso in cattedrale con il canto che troviamo all'inizio del libretto. Cielo il Signore tra il giubilo dei canti, per noi prepara un posto presso Dio, alleluia.
presso Dio. Alleluia. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Vi saluto, cari confratelli, sacerdoti, diaconi. Saluto i due diaconi, Marco e Gabriele, che fra poco verranno ordinati presbiteri. Saluto le loro famiglie. Saluto tutti voi, amici, familiari,
amici, conoscenti delle parrocchie di Farra, Castello Roganzuolo, di Sacile, Cordignano e di altre parrocchie che hanno ospitato e aiutato la formazione di questi due diaconi prossimi al sacerdozio. È un momento bello, di gioia, di festa per la nostra diocesi. Ringraziamo il Signore e prepariamoci a vivere bene questa celebrazione eucaristica di riconoscenza, di amore riconoscente, nella quale celebreremo il sacramento dell'ordine sacro. Prepariamoci alla celebrazione, anzitutto chiedendo umilmente il perdono e la misericordia di Dio. Signore, accordano il tuo perdono. Mostraci la tua misericordia. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria.
Preghiamo. O Padre, il tuo Figlio oggi è asceso alla tua destra sotto gli occhi degli apostoli. Donaci, secondo la tua promessa, di godere sempre della sua presenza accanto a noi sulla terra e di vivere con lui in cielo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizione agli Apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il Regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Quando ecco, due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Ascende il Signore tra canti di gioia. Tutti battete le mani, acclamate Dio con grida di gioia, perché terribile è il Signore l'Altissimo, grande Re su tutta la terra. Ascende Dio tra le acclamazioni, il Signore al suono di tromba,
cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate inni al nostro Re, cantate inni. Perché Dio è re di tutta la terra, cantate inni con arte. Dio regna sulle genti, Dio siede sul suo trono santo. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati. Quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione, e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa, come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio. Andate, fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo,
gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Parola del Signore. Possiamo sedere. Inserito nella liturgia della parola, inizia ora il rito di ordinazione con l'appello dei candidati al ministero presbiterale. Con questo gesto, la Chiesa locale, secondo un'antica consuetudine, presenta l'ordinando al Vescovo, il quale ne riconosce pubblicamente l'autenticità della vocazione, frutto dell'azione dello Spirito Santo. È compito del seminario vescovile aiutare il Vescovo nell'accompagnamento e nella preparazione dei futuri presbiteri. Per questo è il rettore di questo istituto a chiedere al Vescovo l'ordinazione dei candidati. Si presentino coloro che devono essere ordinati presbiteri. Don Marco Gaiotti, della parrocchia di Castello Roganzuolo. Eccomi. Don Gabriele Pancotto, della parrocchia di Farra di Soligo. Eccomi. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati presbiteri. Sei certo che ne siano degni? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne sono degni. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo, nostro Salvatore, noi scegliamo questi nostri fratelli per l'ordine del presbiterato. Abbiamo ascoltato il Vangelo che la liturgia ci fa risuonare oggi, festa dell'ascensione di Gesù. Siamo proprio alla conclusione, abbiamo sentito, del Vangelo di Matteo, proprio gli ultimi versetti. Ebbene, questo brano, scelto dalla liturgia per questa solennità, non ci racconta immediatamente l'ascensione di Gesù al cielo, ci è stata raccontata dalla prima lettura tratta dagli Atti degli Apostoli, l'abbiamo ascoltata. No, questo brano ci racconta gli ultimi momenti di Gesù con i suoi discepoli. Ed è interessante notare
come in questo breve brano Matteo mette in evidenza dei particolari che ci richiamano i momenti iniziali della vicenda di Gesù, in modo particolare della sua vita pubblica, ma non solo, anche della sua vita proprio terrena. Quasi mette una grande inclusione inizio e fine. Anzitutto il luogo dove Gesù dà appuntamento ai suoi discepoli, che indica questo, avviene questo incontro, in Galilea, sul monte. In Galilea aveva avuto inizio la missione di Gesù, l'attività pubblica, ma soprattutto in Galilea era avvenuta la chiamata dei primi discepoli. Perché Gesù ha voluto incontrarli proprio in Galilea? Non lo sappiamo, ma possiamo legittimamente pensare che Gesù vuole incontrare per l'ultima volta fisicamente i suoi discepoli là dove era nata la loro chiamata, la loro vocazione. Come a dirci che se noi vogliamo continuare ad essere discepoli, come quegli undici dovevano continuare ad essere discepoli anche se non era, se Gesù non era più tra loro, se noi vogliamo continuare ad essere discepoli di Gesù, non dobbiamo mai, mai, mai dimenticare quel momento originario della nostra relazione con Lui, che è stata la nostra vocazione, quando cioè Gesù ci è apparso davvero come colui che ha rivolto verso di noi il suo sguardo, amandoci, chiamandoci personalmente al ministero, ma anche alle altre vocazioni che il discepolo è chiamato a vivere. Per voi, cari Gabriele e Marco, che avete dedicato anni e anni a comprendere, a discernere, a vivere e seguire questa chiamata, per voi giungere all'ordinazione presbiterale non significa dimenticare il passato, ma tener tesa una linea che sempre e per sempre deve essere presente. Una vocazione non può essere realizzata se perde la memoria del momento originario e originante dove tutto è iniziato. E in sintesi, già dove tutto era presente in qualche modo, poi ha avuto lo sviluppo. Questo è vero anche per chi si sposa. Il momento originario dell'innamoramento deve essere sempre in qualche modo presente nella memoria. Guai a dimenticarlo. Andarono in Galilea, dice il testo di Matteo. Così anche noi dobbiamo andare continuamente all'origine della nostra relazione di amicizia, di chiamata e risposta nei confronti di Gesù, con gratitudine, con nuova consapevolezza, con fiducia e affetto rinnovati. E poi sul monte, non è specificato di quale monte si tratti, ma evidentemente più che una indicazione geografica si tratta di una indicazione teologica, possiamo dire, che richiama la mente dei discepoli contemporaneamente i due monti significativi che troviamo presenti nei racconti evangelici, in particolare in quelli di Matteo: il monte delle Beatitudini, il monte della Trasfigurazione. Sul primo, Monte delle Beatitudini, Gesù ha proclamato le Beatitudini, cuore pulsante del suo messaggio. Le Beatitudini rivelano l'identità vitale delle donne e degli uomini che vogliono appartenere a Gesù, di coloro che decidono di giocare tutta la loro vita al suo seguito. Sul secondo, il Monte della Trasfigurazione, si udì la voce dalla nube: questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. È l'invito del Padre, un invito che sempre dobbiamo sentire risuonare nella nostra vita, ad ascoltare la parola di Gesù.
Ebbene, c'è un profondo legame tra questi monti. Insieme e si indicano con il loro significato l'unica via per essere autenticamente discepoli di Gesù. La parola ascoltata, le beatitudini vissute. Vuoi seguire Gesù? Ascolta la parola sua, vivi le beatitudini. Nel vivere secondo queste indicazioni potremo realmente sperimentare noi personalmente, ma anche in tutti coloro che siamo chiamati ad aiutare e che voi sarete chiamati ad aiutare a incontrare il Signore, saremo davvero aiutati a sperimentare l'incontro con Gesù dentro la vita di ogni giorno. Ascolta la parola, vivi le beatitudini. Continuando il racconto, Matteo ci dice che giunti sul posto, gli undici, vedendo Gesù, dice il testo, si prostrarono. Così la traduzione italiana. Letteralmente il verbo greco sarebbe adorarono. Lo stesso verbo, qualche versetto prima, viene tradotto proprio adorarono. È un gesto personale di affidamento, di riconoscenza, di intimità. L'ultimo che essi compiono verso il loro Signore. E anche qui si tratta di un gesto che si ricollega all'inizio della vicenda di Gesù, quando i pastori e i magi, al momento della nascita di Gesù, vennero e lo adorarono, stesso verbo greco. Inizio e fine si congiungono, un cerchio ideale che abbraccia l'intera nostra esistenza, dentro la quale l'adorazione esprime un sentimento profondo, sintetico, di comunione intima, di fiducia, di riconoscenza, di preghiera, nella quale Dio diventa il nostro unico Signore, il nostro tutto, il nostro respiro, nostra vita. Un'intimità nella quale l'amore di Dio ci trasfigura a sua immagine e ci rende capaci di comunicarlo agli altri. Mi è venuto in mente domenica scorsa la seconda lettura, adorate il Signore Gesù Cristo nei vostri cuori. Dice San Pietro, adorate il Signore Gesù Cristo nei vostri cuori, pronti sempre a rispondere a chiunque vi domanda ragione della speranza che è in voi. Bellissimo, adorate il Signore Gesù nei vostri cuori. E infine Gesù invia i suoi a fare discepoli, come lo sono loro, tutti i popoli, battezzandoli, dice Gesù, cioè immergendoli dentro la sua stessa vita, e insegnando loro quanto hanno imparato da lui e lui ha comandato a loro. E li lascia promettendo di continuare a rimanere tutti i giorni con loro. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. In Gesù Dio continua a farsi compagno di cammino e di vita di ogni uomo per sempre. E anche qui, se ci pensiamo, inizio e fine si richiamano e si illuminano a vicenda. All'inizio, nel primo capitolo di Matteo, veniva rivelata, alla luce dell'antica profezia, veniva rivelato il significato del nome di Gesù, Emanuele, cioè Dio con noi. E lo stesso evangelista chiude il suo Vangelo con la promessa di Gesù di rimanere sempre con noi, il Dio con noi. Veramente Gesù risorto, il vivente, è davvero l'Emanuele, il Dio con noi. Cari Gabriele e Marco, tutti questi collegamenti sono, secondo me, profondamente illuminanti e istruttivi per voi, per tutti, evidentemente, la parola è per tutti, ma oggi questa parola che scende su questa vostra ordinazione presbiterale è davvero istruttiva. Vi ricorda la necessità di riandare per sempre, fino alla fine della vostra vita, all'esperienza originaria della chiamata, esperienza vocazionale che vi ha fatto iniziare questo cammino durato anni, non tre giorni. Di andare sempre, perché lì c'è l'inizio, il senso di tutto. In secondo luogo, l'indicazione preziosa data sul monte. Ascolta la parola, vivi le beatitudini per la tua,
per la vostra vita spirituale, ma anche per il vostro ministero. Non c'è altra strada per vivere l'amicizia, la chiamata, la risposta alla chiamata di Gesù. Terzo, l'adorazione verso Gesù. Certo, quella eucaristica, ma più profondamente quella quotidiana: adorate il Signore Gesù Cristo nei vostri cuori, sapendo e attuando la centralità senza riserve di Gesù nella vostra vita, anche qui per voi e per gli altri. E infine la certezza che Gesù è con voi, è l'Emanuele, Dio con noi, sempre, per sempre. E lo è quando lo vivrete, la sua relazione, quando insegnerete ciò che avete imparato da Lui e immergerete, metterete cioè in relazione profonda con Lui le persone che vi saranno affidate. In questo percorso si giocherà il vostro ministero, che non è vostro, ma continuamente e totalmente a servizio di Gesù. Noi vi accompagniamo con la preghiera perché queste indicazioni che avete sentite nel giorno della vostra ordinazione possano davvero attuarsi nella vostra vita. E pregheremo per voi perché quei dubbi, impressionante quella nota che dice Matteo, alcuni essi però dubitarono. È impressionante in quel momento. Vuol dire che i dubbi sempre si affacceranno alla vita spirituale, anche di un chiamato, anche di un prete, anche di un vescovo, sempre. Ecco, pregheremo perché quei dubbi che possono sorgere nel vostro cuore siano continuamente superati da una scelta libera, responsabile, di fiducia e di amore verso il Signore Gesù Cristo. Gli ordinandi manifesteranno ora davanti al Vescovo e al popolo di Dio la volontà di accogliere gli impegni che il ministero presbiterale comporta. Di seguito, nel canto delle litanie dei Santi, chiederemo a Dio, per questi nostri fratelli, la grazia dello Spirito Santo. Infine il Vescovo e i presbiteri imporranno le mani sul capo degli ordinandi e con la solenne preghiera di ordinazione ne sarà espresso il significato e la portata del gesto. Figli carissimi, prima di ricevere l'ordine del presbiterato dovete manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Volete esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale nel grado di presbiteri come fedeli cooperatori dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Volete adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Volete celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Volete insieme con noi implorare la divina misericordia per il popolo a voi affidato, dedicandovi assiduamente alla preghiera come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Volete essere sempre più strettamente uniti a Cristo, sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerto al Padre per noi, consacrando voi stessi a Dio insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio.
prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Ed ora, fratelli carissimi, preghiamo con fede Dio Padre Onnipotente perché colmi dei suoi doni questi figli che ha voluto chiamare all'ordine del presbiterato. Signore pietà. Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Santi Michele, Gabriele, Raffaele, prega per noi. Santi angeli di Dio, prega per noi. San Giovanni Battista, prega per noi. San Giuseppe, prega. Santi patriarchi e profeti, pregate per noi. Santi Pietro e Paolo, pregate per noi. Sant'Andrea, pregate per noi. San Giovanni, San Marco, prega per noi. Santi apostoli ed evangelisti, prega per noi. Santa Maria Maddalena, prega per noi. Santi discepoli del Signore, prega. Santo Stefano, prega per noi. San Clemente, prega per noi. Sant'Ignazio d'Antiochia, prega per noi. San Lorenzo, prega per noi. Santi Ermagora e Fortunato, Sante Perpetua e Felicità, pregate per noi. Sant'Agnese, pregate noi. Sant'Augusta, pregate noi. Santa Teresa Benedetta della Croce, Santi martiri di Cristo, pregate per noi. Sant'Agostino, pregate per noi. San Gregorio, pregate per noi. Sant'Atanasio, pregate per noi.
San Basilio, prega per noi. San Martino, prega per noi. San Benedetto, prega per noi. San Venanzio Fortunato, prega per noi. San Tiziano, prega per noi. San Magno, prega per noi. Santi Cirillo e Metodio, pregate per noi. Santi Francesco e Domenico, pregate per noi. San Luigi Gonzaga, pregate per noi. San Francesco Saverio, pregate per noi. San Francesco di Sal, prega per noi. San Giovanni Maria Vianne, prega per noi. San Giovanni Bosco, prega per noi. San Luigi Guanella, prega per noi. San Giovanni XXIII, prega per noi. San Paolo VI, prega per noi. San Giovanni Paolo II, prega per noi. Santa Brigida, prega per noi. Santa Caterina da Siena, prega per noi. Santa Teresa d'Avila, prega per noi. Santa Teresa di Gesù Bambino, prega per noi. Beato Marco d'Aviano, prega per noi. Beato Luigi Tezza, prega. Beato Claudio Granzotto, prega per noi. Beato Giuseppe Toniolo, prega per noi. Beato Luigi Caburlotto, prega per noi. Beato Giovanni Paolo I, prega. Beata Giuliana da Collalto, prega per noi. Beata Maria Pia Mastena, prega per noi. Santi e sante tutti di Dio, prega per noi. Nella tua misericordia, salvaci, Signore, da ogni male, salvaci, Signore, da ogni peccato, salvaci, Signore, dalla morte eterna. Per la tua incarnazione, salvaci, Signore. Per la tua morte e risurrezione, salvaci, Signore. Per il dono dello Spirito Santo, salvaci. Noi peccatori ti preghiamo, ascoltaci, Signore.
conforta e illumina la tua santa Chiesa. Ascoltaci, Signore. Proteggi il Papa, i Vescovi, i sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo. Ascoltaci, Signore. Benedici questi tuoi eletti. Ascoltaci, Signore. Benedici e santifica questi tuoi eletti. Benedici, santifica e consacra questi tuoi eletti. Ascoltaci, Signore. Manda nuovi operai nella tua messe. Ascoltaci, Signore. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Ascoltaci, Signore. Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore. Custodisci e conferma nel tuo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato. Ascoltaci, Signore. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e fondi la benedizione dello Spirito Santo e la potenza della grazia sacerdotale su questi tuoi figli. Noi li presentiamo a te, Dio di misericordia, perché siano consacrati e ricevano l'inesauribile ricchezza del tuo dono per Cristo nostro Signore.
Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, artefice della dignità umana, dispensatore di ogni grazia che fai vivere e sostieni tutte le creature e le guidi in una continua crescita, assistici con il tuo aiuto. Per formare il popolo sacerdotale tu hai disposto in esso, in diversi ordini, con la potenza dello Spirito Santo, i ministri del Cristo tuo Figlio. Nell'antica alleanza presero forma e figura i vari uffici istituiti per il servizio liturgico. A Mosè e ad Aronne, da te prescelti per reggere e santificare il tuo popolo, associasti collaboratori che li seguivano nel grado e nella dignità. Nel cammino dell'Esodo comunicasti a 70 uomini saggi e prudenti lo spirito di Mosè, tuo servo, perché egli potesse guidare più agevolmente con il loro aiuto il tuo popolo. Tu rendesti partecipi i figli di Aronne della pienezza del loro padre, perché non mancasse mai nella tua tenda il servizio sacerdotale previsto dalla legge per l'offerta dei sacrifici, che erano ombra delle realtà future. Nella pienezza dei tempi, Padre Santo, hai mandato nel mondo il tuo Figlio Gesù, apostolo e pontefice della fede che noi professiamo. Per opera dello Spirito Santo, egli si offrì a te, vittima senza macchia, e rese partecipi della sua missione i tuoi apostoli, consacrandoli nella verità. Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero per annunziare e attuare l'opera della salvezza. Ora, o Signore, vieni in aiuto alla nostra debolezza e donaci questi collaboratori di cui abbiamo bisogno per l'esercizio del sacerdozio apostolico. Dona, Padre onnipotente, a questi tuoi figli la dignità del presbiterato. Rinnova in loro l'effusione del tuo spirito di santità. Adempiano fedelmente, o Signore, il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto e col loro esempio guidino tutti a un'integra condotta di vita. Siano degni cooperatori dell'ordine episcopale, perché la parola del Vangelo, mediante la loro predicazione, con la grazia dello Spirito Santo, fruttifichi nel cuore degli uomini e raggiunga i confini della terra. Siano insieme con noi fedeli dispensatori dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato con il lavacro di rigenerazione e nutrito alla mensa del tuo altare. Siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano sollievo. Siano uniti a noi, o Signore, nell'implorare la tua misericordia per il popolo a loro affidato e per il mondo intero. Così la moltitudine delle genti, riunita in Cristo, diventi il tuo unico popolo che avrà il compimento nel tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Possiamo sedere. I gesti che ora saranno compiuti manifestano la grazia e il senso del ministero ricevuto. Accompagniamo con i canti che troviamo nel libretto. Ravvivate il dono che possedete,
e che vi è stato conferito con l'imposizione delle mani per il bene del corpo di Cristo che è la Chiesa. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in spirito e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in spirito e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Ecco.
Don Marco, ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Don Gabriele, ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai, imita ciò che celebrerai, conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Pace sia con te e con il tuo spirito. La pace sia con te e con il tuo spirito. Renditi consapevole di ciò che fai, imita con la vita ciò che celebri, cammina sulle strade del Vangelo che annunci. Ha mandato me, così anche io mando voi, ripete il Signore, portate il mio amore a tutti gli uomini. Ascete il gregge di Cristo, guidandolo gioiosamente secondo Dio e facendovi modello di tutti. Ricevete lo Spirito Santo Paraclito, il Padre lo manda a voi con abbondanza, sarete testimone sino ai confini della terra. Oh,
avete scelto me, ma io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portate frutti di bene. Guidate con fiducia chi vi viene affidato, siate testimoni nel mondo del Vangelo di Cristo. Ravvivate il dono che possedete e che vi è stato conferito con l'unzione delle mani per il bene del corpo di Cristo che è la Chiesa. Ci alziamo in piedi per professare ora la nostra fede. Credo, Signore. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credo, Signore, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Possiamo sedere? Inizia ora la liturgia eucaristica. Partecipiamo al canto che trovate nel libretto. Signore.
Sei tu, Gesù, il centro vivo della storia. Alleluia. E chi ti accoglie nella gioia sarà salvo. Alleluia. 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 Tu ci riveli un Dio che è Padre onnipotente. Alleluia. Un Dio che ama tutti di un amore grande. Alleluia. 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 Sei tu che doni ancora all'uomo la tua vita. Alleluia. Alleluia. E che rinnovi in questo tempo i tuoi prodigi. Alleluia. 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 Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Padre, il tuo Figlio unigenito, nostro sommo sacerdote, sempre vivo, siede alla tua destra per intercedere a nostro favore. Concedi a noi di accostarci con piena fiducia al trono della grazia per ricevere la sua misericordia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi, sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Thank you.
Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra col tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Salvator mundi, alleluia. Alleluia. Per crucem tuam liberasti nos. Alleluia. Alleluia. Qui per resurrectionem tuam liberasti nos. Alleluia. Alleluia. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tiziano e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Assisti nel loro ministero i nostri fratelli Marco e Gabriele, oggi ordinati presbiteri della tua Chiesa. Fa che siano fedeli dispensatori dei santi misteri per l'edificazione del tuo regno.
Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza, e la gloria e Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. E la pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello venuto dal cielo a nostra salvezza, abbi pietà di noi.
agnello di Dio che porti il dolore del mondo. Agnello di Dio che inviti alla cena del Regno. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Dona noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore. Con la preghiera silenziosa e con il canto disponiamoci ad accogliere il Signore Gesù risorto e presente tra noi. L'Eucaristia sarà distribuita davanti all'altare della celebrazione e nelle navate laterali davanti ai primi due altari. Accostiamoci con ordine al sacerdote più vicino.
preghiamo. I doni che abbiamo ricevuto dal tuo altare, o Padre, accendano nei nostri cuori il desiderio della patria del cielo e ci conducano, seguendo le sue orme, là dove ci ha preceduto il nostro Salvatore, e di vive e regna nei secoli dei secoli. Concludiamo questa intensa celebrazione chiedendo la benedizione del Signore sui due nuovi ordinati, in particolare sulle loro famiglie, che ringrazio di cuore, sul seminario che li ha accompagnati in tutti questi anni e su tutta la nostra diocesi, ovviamente abbiamo bisogno, e ringraziamo il Signore per questo dono, ma chiediamo che il Signore non solo continui a chiamare, ma sostenga la risposta generosa nel cuore di coloro che sono chiamati, perché il Signore non si dimentica di chiamare. Ecco, ciò che forse è più problematico è la risposta, e proprio la preghiera nostra può sostenere questa risposta. Facciamola non solo adesso, ma il più possibile, frequentemente, con insistenza, con invadenza, ci dice il Vangelo. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio, che veglia sempre sulla Chiesa istituita dal suo Figlio, vi guidi e vi protegga con la grazia dello Spirito, perché possiate adempiere generosamente la vostra missione di presbiteri. Amen. Egli vi renda nel mondo servi e testimoni della sua verità e del suo amore, e fedeli ministri della riconciliazione. Amen. Faccia di voi dei veri pastori che distribuiscono il pane e la parola di vita ai credenti, perché crescano sempre più nell'unità del corpo di Cristo. Amen. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Al termine della celebrazione siamo tutti invitati in seminario per un momento di festa. I due novelli sacerdoti saluteranno parenti e amici, rispettivamente Don Gabriele in Sala Ranon e Don Marco in Sala Vendrame.
exit.